Ciao a tutti, belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Oggi un video spacchettamento. Spacchettiamo questo bel paccozzo. È un pacco che mi è arrivato da Best Color, ma voglio spacchettarlo insieme a voi e voglio vedere insieme a voi le cosine che ci sono dentro. Quindi, munita di tutto, andiamo a spacchettare. Vediamo Best Color che cosa mi ha inviato. Io ovviamente giù nell'info box vi lascio tutti i link del sito, della pagina Instagram di Best Color e vediamo insieme che cosa c'è in questo pacco. Allora, pacco, ripeto, insieme a voi, lo spacchetto insieme a voi, si presenta così con questa, col pluriball. Apriamo il pluriball e vediamo. Aprendo il pluriball ci sono due pacchetti chiusi con lo scotch, sono di cartone bianco, non c'è null'altro, c'è solo del pluriball. Possiamo la scatola e vediamo insieme Best Color che cosa. Ah, praticamente aprendo poi i pacchetti, ecco qui, ci sono tutte le cose dentro. Best Color è un brand made in Italy. Io sono veramente, insomma, contenta di provare i loro prodotti. Ho scelto un po' di cose e adesso vediamo. Allora, ecco qua, questo è il primo, la prima terra abbronzante. Vedete, bianca, con la scritta Best Color. Io l'ho presa nella colorazione 03, ecco qua, nella colorazione 03, e vediamola insieme. Non mi voglio specchiare le unghie. Eccola qui, 03, questa terra, questa va bene, soprattutto io l'ho presa un po' più scura per poterla utilizzare. Scucciamo tutti insieme, raga, perché ripeto, io non le ho mai provate, non so come sono. Ecco qui, quindi questo bel bronze, vediamo un po', questo bronzer che andrà bene, vedete, bello caldo, un tono molto caldo, andrà bene. Io lo uso come sfumatura, vedete, sempre sui miei zigomi, anche per quest'estate. Quindi questo è il primo. Ovviamente tutti i prezzi, tutti i prodotti sul sito li trovate. È un'azienda campana, quindi sono ancora più contenta. Poi quando parliamo di Made in Italy, sono veramente, poi mi fa veramente tanto 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 piacere, e quindi anche un'azienda campana ancora di più. Poi ho scelto questo che è un uniformante, quindi una cipria compatta. Il pack è simile, solo che la terra è dorato, il pack è dorato, mentre per la cipria compatta, che è sempre nella colorazione 03, è col viola, bianco e viola. Vediamo la cipria, eccola qui nella colorazione 03, che è chiara. Io l'avevo visti dal sito e sì, sicuramente è perfetto, vedete, perché va a un sì, è proprio del colore poi della pelle, quindi perfetto. E questo, hanno questa cipria, ha un buonissimo odore, quasi di talco dolce. Io li odoro anche per vedere come sono, e questa è nella colorazione 03. Ripeto, tutti i prezzi poi li trovate sul sito. E ho preso anche un'altra cipria, questa qui. Questa è una cipria trasparente, cipria compatta trasparente, quindi non ha nessuna numerazione, è ad effetto opacizzante e minimizza le imperfezioni. Così c'è scritto Best Color, quindi questa qua è inutile che ve la sguccio perché è trasparente. Questa non profuma di niente, non ha nessun, è inodore. Quindi anche tutti i pack molto comodi, veramente molto comodi. Poi vediamo ancora cos'altro mi hanno inviato. Mi hanno inviato sempre, questa è un'altra scatolina dove hanno messo tutte le cosine dentro. Vediamo insieme. Allora, io ho preso sempre, vedete, tutto con il logo di Best Color.
ho preso questa matita nella colorazione marrone, nella colorazione 03 ed è per le ciglia. Vediamo, ve la voglio sbucciare, è per le ciglia, eccola qua, quindi scura, per le mie ciglia dovrebbe andare benissimo. Vorrei fare una prova, vediamo se riesco. Il colore per le mie ciglia sembra perfetto, veramente sembra perfetto. Poi ovviamente adesso l'ho provata, c'è anche il pennellino, l'ho provata, cioè veramente così alla veloce, ma il colore sembra veramente perfetto. Quindi questa è nella colorazione 03. Poi ho preso la matita Kajal Black Night. Black Night, eccola qui la matita, vediamo, è un bel nero, guardate che bel nero intenso, un tratto meraviglioso, eccolo qua. Questa, ripeto, è la matita Kajal. Poi ho preso una matita nella colorazione 09, questa è sempre una matita contorno occhi ed è in questo colore, nel colore 09, eccola qua, questo blu. Bene, voglio fare un bel tratto per farvi vedere questo blu. Vedete? Un blu che va nel verde. Eccola qui. È nella colorazione 09. Poi ho preso un eyeliner pennellino 01, un eyeliner nella colorazione nero che è 01. Vediamo insieme la mina. La mina è un po' larga, poi vediamo se, ecco qua, no, il tratto è bello nero. Ecco qua, il tratto è bello nero, voglio vedere se riesco a fare un tratto sottile. Vediamo un po'. Questo è più sottile, questo è più, quindi un tratto sottile si può fare. Io poi vi ripeto, provo tutto perché adesso ho voluto fare un video spacchettamento insieme a voi per vedere le cosine che mi erano arrivate. Ma mi hanno mandato ancora altre cose. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Mi hanno inviato questo, che cos'è? Questo è un rossetto liquido 07 color Havana. Allora, guardate che bello, 07 color Havana. Adesso lo sbucciamo insieme. Vediamo, vediamo un po'. Allora, guardate che bello, bellissimo questo color Havana. Veramente bello, eccolo qua, stupendo questo color Havana, veramente bello, 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 bellissimo. 07 color Havana. E poi magari vi faccio un make-up e poi vi dico com'è, insomma, come sono i prodotti, eccetera. Poi ho preso un mascara Midnight. Eccolo qua, questo è il pack esterno e questo è il come si presenta l'eyeliner. Vediamo lo scovolino com'è. Eccolo qui lo scovolino, eccolo qui. Io già ho del mascara, ma ho già del mascara. Ci piace. Poi ovviamente vi ripeto, vi dirò tutto, tutto, tutto. Quindi questo è il mascara. E poi, come ultima cosa, mi hanno inviato un fondotinta, marshmallow, fondotinta fluido matte 02 color crème caramel. Questo è il pack esterno. Apriamolo e vediamo un pochino dentro come si presenta. Ce la faremo? Ce la faremo. Allora, eccolo qui. Eccolo qui. Ha l'erogatore, vi do sempre una rimestata, ha l'erogatore e voglio vedere il colore com'è. Me lo provo su quest'altra mano che è pulitosa, vediamo. Ok, allora questo è il colore, adesso andiamo a stenderlo ed è, abbiamo detto, lo 02. Lo 02, ci sono diversi tipi di fondotinta, ce n'è anche uno compatto, io ho voluto prendere questo fluido. Allora, colore 02, stendiamolo. Allora, dovrebbe andare bene, dovrebbe andare bene. Forse leggermente un pochino per adesso un pochino scuretto, leggermente un po' scuretto, ma con un
un correttore un po' più chiaro, buonissimo profumo, ma con un correttore un po' più chiaro dovrebbe andare bene, si è steso veramente facilmente. Ripeto, raga, io poi vi faccio sapere, proverò tutti questi prodotti e vi dirò come mi ci trovo in un video, che ne so, un video vlog che non ve ne sto facendo più, e ve li devo assolutamente rifare. Ho un bel video vlog, ve ne parlo, magari mi trucco e vi dico com'è. Magari nei prossimi giorni cercherò per più giorni di utilizzare questi prodotti in modo tale da potervi dare un quadro più completo, oppure ve ne parlo in qualche video dove vi mostro i prodotti. Insomma, mo vediamo, cercherò di dirvi come poi mi ci trovo, perché questo è solo un video spacchettamento, come mi trovo con questi prodottini di Best Color. Voi nel frattempo ditemi se li avete provati e andate a vedere il loro sito, perché hanno veramente tante tante cose interessanti. Ripeto, è un'azienda italiana, un'azienda campana, quindi sono stata veramente contenta quando di potervi parlare di questi nuovi prodotti e di sempre di poter sponsorizzare, insomma, un po' il Made in Italy, soprattutto in questo periodo un po' complicato. E nulla, come vi dicevo, giù nell'info box vi lascio il loro link. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se andate a curiosare, che cosa vedete, se provate questi prodotti, come vi trovate. Fatemi sapere tutto. Ditemi un po' come, se ovviamente vi fa piacere, vi faccio un video dove vi parlo anche di tutti questi prodottini e vi dico come mi trovo e come sono. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso, grosso bacio. Ciao!